Vuoi calcolare? Certo che si può, ridi. Il tempo che occorre per coprire la distanza che separa due persone che sono in procinto di abbracciarsi. Insisti? Ridi. E dici che non esiste niente che non sia misurabile. Dici che non si può pensare se non in modo matematico. Davvero? Allora smetti di ridere, che ti gloglotti le parole, e calcola, se ci riesci, la velocità della mia voglia di abbracciarti e tracciami sull'asse delle ascisse il punto d'origine. Poi trasformi in joule l'intensità del mio desiderio. Magari cerca pure di trovarne il volume e derivarne il peso specifico. E ancora calcola se in quel momento stenderò le braccia e quindi misurane, ti prego, la lunghezza. O se deciderò di caderti addosso. Quindi ti toccherà calcolare anche la forza che oppone un corpo spinto da un altro in gravità. E sei fortunato perché non so orbitare. E non puoi trascurare l'angolo di caduta, l'energia cinetica prodotta dall'evento, il calore che si crea dal moto caotico delle molecole che vengono a contatto. Nel frattempo, approfittando del fatto che mi trovi già nei tuoi tre strettissimi dintorni, sarai costretto a calcolare anche la distanza che impiega la mia bocca a raggiungere la tua. La variazione della pressione atmosferica che di certo scatenerà il turbinio dei nostri palati e, se applicabile, il principio dei vasi comunicanti e la quantità di umori che ci scambieremo. Ti consiglio tuttavia, arrivato a questo punto, di smettere di calcolare e cominciare a darti da fare, perché altrimenti ti perdi il bello dell'amore.